alto, un po' peloso, ma un bell'uomo, insomma. E abbiamo parlato, abbiamo così, io gli ho raccontato le mie esperienze, lui mi ha raccontato le sue, è stato un momento molto bello, un momento intimo, un momento anche... Ma questo, gentili spettatori, non è questa la serie più appropriata. Andiamo avanti. Nella nostra Italia centrale, invece, cari amici, ieri era brutto, veramente un brutto tempo. Acqua, pioggia, tempesta, grandine, pestilenza, bruttissimo. E veniamo ora, dulcis in fundo, alle nostre meravigliose isole italiane, le più grandi, le più belle, che sono la Corsica, ma la no, Sardegna... colonnello, no! L'Italia! Solo Italia! Io non capisco francamente questa credine nei confronti della Corsica, che io trovo una bellissima isola. Comunque, andiamo avanti. E anche per questa sera, cari amici, cari telespettatori di in giro, siamo giunti al momento del commiato, per cui il vostro affezionato colonnello Scafazza vi saluta e vi augura una dolce serata. A te la linea, caro Bunny! Sì, la prossima volta salutiamo anche Gatto Silvestro! A parte che io trovo sconveniente questa reazione, anche volgare. Comunque, cari amici, la linea a Danny! Grazie colonnello, appuntamento davvero utile, le nostre post visioni del tempo. Anche lo Yeti può avere il suo fascino. E ora? Guarda, questo balletto io non lo so fare, non l'ho mica capito. Cioè, me l'hanno spiegato ma non lo so. E ora è il momento della nostra intervista intelligente. Cioè, se hai capito che io sto cercando di fare il balletto della canzone intelligente di Cocchi e Renato. Però non lo imparo. Vabbè, vada uomo da marciapiede, vada! Gli agrumi, no? Oggi con l'inverno, il freddo, le cose, si mangiano gli agrumi, no? Sì. Quindi un parere. Un parere, un peccato. Scusate, volevo parlare un attimo del setter, che il setter è una razza... È un beagle. Un setter, è una razza vecchia, il setter è una razza... Questo è un cane beagle. È un cane beagle, non è setter, è un cane inglese beagle, beagle è scritto in inglese, si dice beagle. Ah, mi spiace. Non in milanese, naturalmente. Ah, mi spiace tanto. Lo spettacolo di Tebaldo De Bonis al Teatro Fuffi è stata una cosa eccezionale, almeno. Meravigliosa, veramente. Beh, diciamo molto interessante, entusiasmante, ci ha colpito molto. Direi molto interessante. Sì, è stato molto piacevole comunque. Penso che è veramente da vedere. Siamo qua per parlare di questa meravigliosa razza ultracentenaria, il setter, eh? Cosa ci avete? Ma è questo cocker. È un cocker. Parliamo degli agrumi. Volevo un parere sugli agrumi. Ma io non trovo più qui in giro quelli belli. Quelli belli. Quelli grandi. Sì, sì. Tebaldo De Bonis, datemi un parere. Bellissimo. Bellissimo, il più bel spettacolo che abbia mai visto in vita mia. Bello, bellissimo. Bello. E la sua performance sull'ascesi? Secondo me diventerà ottimo. Uno dei più belli spettacoli del mondo. Sì, esatto. La grande mostra del Gian Giacomo Purganti. Come l'ha vissuta lei questo evento straordinario di arte, dei sapori antichi? Ma un po' la conoscevo, un po' no, è comunque sempre bella. Ma il rapporto che c'è tra la musica che compri, no? E quello che riesci a vivere interiormente, riesce poi a dare uno sfogo anche pragmatico a tutta il tuo, diciamo, essere, oppure no? Beh, io penso di sì. Sì. Il grande spettacolo di Tebaldo De Bonis al Teatro Zaffi. È stato un grandissimo spettacolo, soprattutto la prima parte. È stato molto interessante, personaggi di alto livello. Basta, no, è da vedere, lo consiglio a tutti, da vedere. Spettacolare, bellissimo, unico, consiglio a tutti di andarlo a vedere. Sì, bello, molto interessante. Sei meno soddisfatto però sì, di lui. Sì, non è che mi è piaciuto particolarmente, è stato un po' una... No, non mi è piaciuto molto, però è da vedere. Ma non lo sapevo nemmeno che c'era.
È la pubblicità, che chi la doveva fare? Ma Tebaldo De Bonis non è che ha bisogno di tanta pubblicità. Ho sentito nominarlo, però non è che... Non scappate, vi prego, vi prego. È importante, importante. Ne va della mia credibilità. Ma come, scusa? Il lavoro... Il lavoro? Sì. Nobilita... L'uomo. L'uomo. La cultura. La cultura. Giusto. La musica, cioè... In generale, non so. In che senso? No, la musica no. Aspetta, aspetta, ferma la musica. Vai, che ti faccio ancora quel pezzo di prima. Niente, cosina così. Com'è andata, ragazzi? Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di In Giro In Giro. Spero vi siate divertiti. Noi ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo. Torniamo la prossima settimana. Grazie a tutti. Buonanotte. Ho messo a fare i peli sulla telecamera. Ma dei peli grandi così, dei sifoni così. Fate il sesso prima, durante e dopo i pasti. Fatelo da soli, fatelo in compagnia. Fatelo adesso, fatelo dopo. No, a cagare, va. Fate il sesso prima, durante e dopo i pasti. Fatelo da soli, fatelo in compagnia. Fatelo ora, fatelo spesso e fatelo in culo.